Bentrovati, bentrovati ancora in diretta con Alessio Colautti. Domenica si torna a teatro al Miele. Tra l'altro ne approfitto per ricordarvi che questa sera Tele4 seguirà in diretta il red carpet, il tappeto rosso, l'ingresso in teatro al Teatro Rossetti per il ritorno del grande musical allo Stabile Triestino. Dunque ci sarà il nostro Umberto Bosazzi a fare le interviste del caso per una ripartenza teatrale che Tele4 sta, diciamo così, accompagnando passo passo nelle varie realtà triestine. Allora, domenica, cari amici vicini lontani, Teatro Miela, ore 16 e ore 18:30, canzoni legate agli anni 30 e 40. Alessio, come si fa per prenotare? Allora, la biglietteria, i biglietti sono acquistabili presso la biglietteria del Teatro Miela, in Piazza Duca degli Abruzzi. Ogni giorno, da oggi fino a sabato, dalle 17 alle 19, o se no lo stesso giorno dello spettacolo la biglietteria apre alle ore 15, quindi un'ora prima della prima alzata di sipario, e si possono comprare i biglietti anche lì. Solo da tener conto che lavoriamo a metà regime, cioè abbiamo metà teatro, perché metà non è, ovviamente, per le regole c'è un posto sì e un posto no. Quindi se avete intenzione di prendervi un posto che sia magari anche un posto decente, vi consiglio di non aspettare, chi ha tempo non aspetti tempo, ecco, perché sarebbe peccato arrivare e non trovare magari un posto scomodo, brutto, non piacevole, o, ecco. E da sottolineare poi anche che dal giorno dopo, dalle ore 17 del giorno dopo, la biglietteria aprirà per sottoscrivere gli abbonamenti della stagione Notte in Caffè 2020-2021, che partirà il 22 di novembre. Tra l'altro, 21 novembre, Madonna della Salute, ed è una cosa che, insomma, speriamo un po' con aiuti. Certo. Il 21 novembre anche si celebra la morte del nostro Kaiser Franz Josef nel 1916, ma soprattutto il 22 è Santa Cecilia, la patrona di tutti i musicisti, quindi è una cosa quasi simbolica. Bene, quindi c'è un legame forte. Assolutamente. Allora, Alessio, abbiamo selezionato un altro video con orchestra, è al Teatro Miela, tra l'altro. È al Teatro Miela, tra l'altro qui è stata molto complessa la cosa, perché abbiamo messo un'orchestrina, era un proprio vero e proprio un varietà. Quindi alcune scenette, degli sketch, canzoni e l'orchestrina in fossa sotto, proprio a contatto quasi con la prima fila, con i coristi sotto, e poi la passerella finale con gli abiti eleganti, insomma, il frac, il lungo per le signore, le attrici e tutto quanto. E quest'anno avremo una cosa molto simile, perché era molto piaciuta, che si chiama, nella stagione c'è, Una sera al Tabarén. Quindi insomma saremo una cosa che calca un po' queste atmosfere. Vamos! Una casetta in campagna, un orticello e una vigna, e qui chi vi nasce vi regna, non cerca e non sogna la grande città, un dolce suon di zampogna. E vuoi goder la vita, vieni qua giù in campagna, c'è tutta un'altra cosa, vedi il mondo color di rosa, quest'aria deliziosa non è l'aria della città. Siediti con il gallo, spettati con l'uccello, baciano la compagna che t'accompagna col suo marello, oggi signore, fiore, nato sulla collina, baciano una dozzina, oh che felice. Se vuoi goder la vita, oggi non fai detto che sei più bello della città. Ed è il 32 questa canzone. Notate come comincia la frase. Sa!
sapore, uno strano profumo di fieno e di grano. E la sorgente pian piano mormora un canto d'amore. E puoi godere la vita. Allora, questo pezzo era anche la dimostrazione di come queste musiche del passato non siano musiche per vecchi, ma siano musiche anche per giovani, non solo da ascoltare, ma anche da suonare, perché l'orchestra era, no? Quattro coristi, dunque la ritmica, il contrabbassista, il capo, l'arrangiatore e tastierista. Poi c'era un violino e una tromba con una media di 22 anni, insomma, grosso modo roba del genere, quindi tutti molto giovani, che si sono divertiti da morire, anche perché poi bisogna capire bene che queste erano canzoni, siccome non ci si poteva permettere di comprare dischi, o non c'era iTunes o roba del genere, o YouTube. Quindi si comprava un disco e quel disco a casa andava finché si frugava la puntina. E quindi rimaneva in testa la melodia. E le melodie poi si portavano in avanti magari mettendo sopra parole in triestini. Certo, infatti, insomma, centoni e latte. Centoni. Noi, ecco, per esempio, io ho in stagione un programma dal titolo Madame permette un tango, che tra gli altri tanghi, anche tra Gardel e Piazzolla, canterò anche il tango delle Capinere, che noi subito a mezzanotte va la ronda del piacere, che noi subito triestini a mezzanotte va chi che cacciò il toloio con le mudande, poi lasciamo perdere. Su il corridoio, dopo lasciamo perdere, perché qualcuno certo, magari certo. Sta ancora col pirone. In altri termini, quello che è successo, per esempio, con la canzone dialettale Molly Grifil che svoli, che è una marcia che è militare, Wien bleibt Wien, Vienna resta Vienna. Beh, pensate che Franz Lehár, o Lehár Ferenc, come bisognerebbe chiamarlo, perché era magiaro, cioè parte della Magna Ungheria, lui era direttore della banda del 97esimo reggimento di stanza a Trieste, il famoso reggimento De Moghela, quel di Piero Pomiga, e lui doveva dirigere di mercoledì un concerto nel pavillon del giardino pubblico, e di domenica mattina in Piazza della Borsa un concerto, e nel concorso del giornale Marameo dell'epoca era venuta fuori una canzone che faceva un doppio senso, perché Trieste aveva chiesto a Vienna, siamo nel 15, eravamo già in guerra da un anno noi, come Austria, chiedeva a Trieste, voleva un'università in lingua italiana. Però Vienna, rispondere sì voleva dire dare troppa libertà di italianità a Trieste, dire no ci sarebbe stata una sommossa, allora non rispondeva né sì né no. E c'è una canzone che dice la vengono, se come la storiella dell'università, e in più lui suonò. Fece l'arrangiamento di questa e poi fece l'arrangiamento di La seppur che i canti e i subi e che i fazzi pur dispetti nella patria dei Rossetti non se parla che italian. I lo va a pa, i lo manda a Pola, dove che era la banda della Marina Militare e dirigeva la banda della Marina. Certo. Allora, sentiamo anche un po' di Alessio Colautti in salsa magiara con la Budapest Gypsy Orchestra. Abbiamo fatto sentire questo pezzo la mattina a Sveglia Trieste, ma siccome un pubblico diverso,
Adesso gli diamo una bella... Quale? Quello da 4 e... Giulia Gabora. Com'è? Sì, sì, ma dimmi il minutaggio. 4 e 29. Non te se ricordi? No, ce n'è una a 4.30 proprio, che sono quasi certo, 4.30, sempre con loro. Ah, sarà questo, è questo, perché è questo. Datemi una mezza luce così cantano con me.
allora abbiamo sentito anche quest'altra esibizione di Alessio Colautti con la Budapest Gypsy Orchestra, che veramente, insomma, in il questo maestro, caso quintetto di fenomeni. Il primas, cioè lo Stegeiger, il primo violino che conduce, e primo violino concertino del Teatro Nazionale dell'Operetta di Budapest e primo violino di spalle concertino dell'Orchestra Sinfonica Nazionale Magiara, e suona un violino Guarnieri del Gesù del 1742 che gli è stato dato dallo Stato Magiaro, che ha un istituto di conservazione e restauro di strumenti antichi. Per la sua carriera natural durante, poi lo ritorna quando smetterà la sua carriera. Credo qualcuno ci reclami. Sì, c'è una telefonata. Pronto? Pronto? Pronto, pronto? Niente, c'è qualcuno al telefono? Franco dalla regia, ci racconti se c'è qualcuno? No, è andata. No, che capiasso come che canto, sì. così. Adesso allora ribadiamo invece domenica, sì, allora, l'appuntamento. Lo dico, adesso parlo veramente col cuore, parlo a nome mio ma a nome di tutti gli artisti, sia nostri, miei concittadini, ma anche gli altri. Già siamo costretti a lavorare in maniere piuttosto, come dire, un po' zingaresche, no? Nel senso stare lontani, non toccarsi, mascherine di qua, mascherine di là, non guardare, non toccare, non venire. Il teatro è, non mi piace dire che il teatro è mezzo vuoto, ma il teatro è mezzo pieno nella sua massima capienza. Però venite a teatro, perché noi, non, questo è un lavoro che lo si fa non tanto per, sì, lo si fa per vivere, ma lo si fa soprattutto perché dà vita al cuore, dà vita all'anima, e noi diamo un pezzo di anima a chi ci sta di fronte. E quindi abbiamo bisogno più, in maniera ancora più forte in questo momento, di avere pubblico a teatro, e che il pubblico lasci a casa malinconie, problemi per un po', e venga a teatro a rilassarsi, nel mio caso domenica, alle ore 16 o alle ore 18:30, con questo Cari Amici Vicini e Lontani, che era l'incipit del grande Nunzio Filogamo, con canzoni che vanno da Radio Eyar, da Non dimenticare le mie parole, e poi avanti fino ad arrivare Vivere, avanti e così andare. Via. Allora, chiudiamo questa trasmissione con la Paloma, sempre con la Budapest Gypsy Orchestra. Grazie Alessio. Grazie a voi e grazie come sempre della visibilità, perché se noi senza la visibilità vostra e dei media, il lavoro sarebbe a metà. Grazie a te, finiamo in musica. Grazie, grazie. Donde vivo yo.
Cuenta de su amor extiende mi vida y corona la de flores que esposa mía. Ay, chiquita, que sí, hay que darle tu amor.